Ben trovati, rieccoci con la Carta Costituzionale della Repubblica Italiana. E vado subito alla domanda alla quale avete risposto in tanti, quindi rispondete in tanti a tu per tu. Che cosa significa che siamo tutti uguali davanti alla legge? Non significa di certo, e lo avete chiarito, che siamo tutti uguali a livello ontologico, strutturale, e che questa sarebbe una grossissima falsità. Ciascuno di noi è diverso dall'altro, e meno male, perché più diversi siamo, più c'è il sale, diciamo, dell'arricchimento reciproco, no? Se fossimo tutti uguali saremmo fatti dello stampino. E i nostri padri costituenti erano così illuminati che sicuramente non hanno inteso quello. Hanno inteso dire che ai blocchi di partenza la legge ci deve trattare tutti allo stesso modo. In fondo c'è implicito anche un po' un senso di merito, no? Ciascuno di noi parte, oddio, dovrebbe partire, perché questo dice la Carta Costituzionale, dallo stesso punto di partenza, dallo stesso blocco di partenza, salvo poi far vedere quanto si vale, che è una cosa molto importante, no? Trattare quindi in modo uguale situazioni uguali e in modo differente situazioni differenti. Senza distinzioni di sesso, insomma, possiamo disquisire, maschio, femmina, chi è maschio ma si sente femmina, chi è femmina ma si sente maschio. La Costituzione non fa assolutamente distinzione. A quei livelli il blocco di partenza è uguale per tutti. Piuttosto vorrei chiedervi, e questa è la domanda un pochino, come dire, provocatoria, perché è di bruciante attualità, perché la Carta Costituzionale dice senza distinzioni di razza? Questa è la domanda per la prossima puntata. Viva l'Italia, viva la Costituzione Repubblicana.